si chiama Controtempo. Thank you.
ancora di tornare nel direttore della Gazzetta d'Alba, abbiamo il direttore della Gazzetta, ma soprattutto a voi, il più grande circolatore italiano, che è Giorgio Di Rosso, che è un signore che ha già lavorato per mascherare le cose palle, dico io prego, che è un e uno che non mi piace andare con quel pubblico, però siamo riusciti a portarlo sopra arriva e che arriverà venerdì 9. Dopodiché venerdì 16 parleremo di teatro con la pittura di Paolo Cantario e Paolo Di Baldi, che però noi abbiamo una compagnia teatrale anche con suo marito, che abbiamo una amicizia, visto che Andrea anche lui non è qui con noi questa sera, ma ci vede sicuramente, quindi faremo una serata del tipo teatro e abbiamo invitato anche la compagnia di Fattori di Sommariva e la compagnia di Fattori di Sommariva per questa serata, così ci saranno programmi che saranno da uscire, che magari verranno a fare questo giorno. Venerdì 23 parliamo di lezioni di Galateo con credo la giovane esperta italiana che è la contessa data da Ronzi della Rocca, che ci insegnerà dalla cosa più semplice per parlare di un tavolo, ma anche come si comporta per un caratteristico di coppia, quindi serata a tutto il sistema. Venerdì 30 novembre, ultima serata, racconti divini, perché parleremo di con Matteo Raschieri, che conosciamo di qua, poi vari produttori dei più tagliati, dei Maldeoni, eccetera, e anche con Giorgio Rosso, che è presidente della Libera di Paolo, che saranno sempre tutte queste coordinate da dei giornalisti della Libera di Paolo, poi di Radio Alba, che faranno le domande, che poi appunto con il termine della scuola. Poi chiacchierando che è abbastanza, ma la prima serata è qui, così può spiegare tutto quello che facciamo. Siamo per la mente iniziale, però non posso iniziare se non c'è la nostra presentatrice, Raffaella Tornaglia.
Spinoza diceva che chi detiene il potere ha sempre bisogno che le persone siano affette da tristezza. Thank you.
pace che tu hai, al suo sicuro mi tradirai. Thank you.